Ciao a tutti ragazzi e ragazze di YouTube! Ho ordinato delle cose da Sephora, ieri mi sono arrivate e quindi volevo far vedere un po' di cose super nuove. A Milano si muore di caldo, fa caldissimo, non so neanche io come, cioè con che coraggio sto con i capelli giù. Mia fantastica tristezza, mi sono fatta fare anche la confezione regalo, ma semplicemente perché era, cioè io l'ho ordinato sul sito di Sephora perché qui a Milano non c'erano tutte le cose che volevo. E quindi ho detto vabbè, ordiniamo sul sito e ciao. E quindi mi sono fatta fare la confezione del regalo perché ho pensato che vabbè, potevo usarla anche per tipo metterci altri trucchi dentro. Comunque la confezione del regalo è questa, è carinissima di Sephora, molto molto bella. E dentro param pam pam, è un po' stile beauty box. Ricordarmi più o meno tutti i prezzi. Iniziamo da, ho preso tre cosine, tre sì, della Tony Moly, che è una marca super nuova che dovrebbe essere o giapponese o coreana, mi sembra giapponese ma non ne sono sicura, e ho preso il Light Patch e praticamente sono le maschere per gli occhi. Guarda che carino con il panda. Beh, sembra che costassero sui 2,50 euro, sono semplicemente quelli per gli occhi. Non so come spiegare, le maschere per gli occhi, diciamo, per rinfrescare il contorno occhi, cose del genere, molto molto carina. Poi ho preso una maschera per il viso che le aspettavo da un sacco di tempo, sono queste qui, I'm Real, e io l'ho presa al T3 e queste sono, vengono, costano 5,50 euro, definitiva base di albero di tè per lenire la pelle idratata e unificare il tono. Sempre della Tony Moly, una cosa bellissima, è lo stick contorno occhi che è tipo freddo, cioè refrigerante. Questo qui, ed è fatto a forma di panda, è troppo tanto 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 carino, è proprio un pazzino. Fatta a forma di panda, si apre, ha la protezione in plastica ed è azzurrino, sì. È un buon, anche un buon odore, l'odore mi ricorda molto le cose della Nivea. Però questo costa sui 10 euro. Questa cosa della Tony Moly che anche volevo provare tantissimo erano le striscette, le striscioline per il naso, per i punti neri, e queste per esempio hanno l'uovo davanti e c'era anche un balsamo per i punti neri, classiche bustine, dentro ci dovrebbe essere il coso per il naso, e comunque proveremo anche queste, sono 7 e anche questo mi sembra di averlo pagato sui 6 euro, una cosa del genere. Un altro patch purificante di Sephora, sempre per il naso, che non ho mai provato, solo che purtroppo, cioè questo mi pare pure costasse 2 euro e qualcosa, però cioè è uno solo, una lo metti una volta poi lo butti, quelle fatte in stoffa di Sephora che ha la rosa per i piedi, anche questa non l'ho mai usata, cioè non l'ho mai provata, e quindi vabbè, ero molto molto curiosa di provarla, e questa è la lavanda. Poi ho preso quella per le mani, giustamente. Anche questa mai provata, e questa è l'Argan, e queste qui di Sephora mi sembra che vengano tutte 4 euro. Un'altra maschera microbolle, questa qui in pratica più la tieni sul viso e poi inizi a fare tipo una schiuma, una mousse, dovrebbe rimuovere le impurità eccetera eccetera. Una mini BB cream, perché pensavo, cioè non ho assolutamente letto quanti ml erano, e poi quando è arrivata ho detto ah, piccolina. Ed è praticamente la BB cream al ginseng dell'Herborian, è questa qui, e questa l'ho pagata la maschera di prima 13 e questa 14 mi pare più o meno, ed è un po' piccolina, cioè non so quanto durerà, 3 settimane, la cosa più utile. In pratica questo è un nuovo brand che si chiama Mercy Andy, e questa qui è lo spray foschia alla menta per rinfrescarsi.